sacchetto di cemento che ti si piomba, boom, ti si piomba qua. Oh, vabbè, le porchetti ragagliardi! Ecco, cioè, siamo pronti per mangiare come sempre. Oggi ci troviamo a Corso Trieste, in un posto dove so, 4 posti in uno. Volete sapere, Dossamo? Beh, allora, guardatevi tutto il video. Dai, eccoci pronti. Mo ve dico bene, bene, bene. Il luogo è Kitchen. Che cos'è? Io già qualcosa ho capito, però mo ce lo facciamo spiegare dal nostro amico Michelangelo. Ciao bello mio. Amico mio, spiegaci come funziona qua da Kitchen. Ci sono 4 marchi diversi di 4 ristoranti diversi. Tutti quanti hanno preso una postazione di cucina qui, cucinano qui da noi e potete scegliere quello che volete. Quindi 4 cucine diverse, 4 tipologie diverse. Quindi dall'healthy food, dalla pinza romana, al panino smash burger, al panizzo romano, che già è conosciuto su tutta Roma. Ordiniamo tutto qui dal tablet e ci sono i marchi panizzo, grit, chucks e lievito madre. Preparatevi regà, perché adesso vi farò vedere 3 marchi, non panizzo, perché panizzo già abbiamo fatto, quindi che vi faccio vedere un'altra volta lo stesso. Parliamo ragazzi dei 3 video, tutti qua con 3 marchi. Vediamo un po', guarda come vengo bene, guarda, vedi tutta roba da magna e io a fianco. Questo è un quadro proprio che potrebbe essere esposto nei migliori musei. Mamma mia, che ho fame. Ve voglio far vedere questo marchio qui. Si chiama Chucks, il paninone newyorkese. Io loro non li conoscevo. Chucks single, no, noi già siamo in 2, quindi non si può fare. Chucks double, già siamo in 2. Pure là, dove dobbiamo fare 3? Mi manca un componente. E facciamo il triple. Eccolo, guardate i prezzi, ragazzi, io ve lo dico, almeno così lo vedete. Più bacon, più cheese. Allora, adesso ve voglio fare proprio newyorkese, quello proprio sciatto. New York Shuttle School si chiama questa, un po' parole. Shucks Triple, 3 Fresh Beef Patties. Click entro 5 secondi che si restringi. Ok, cheddar, pickles. I pickles saranno quello che non mi piace a me, infatti, ma sa che non gli famo mettere. So i cetriolini. Onions, quindi parliamo di cipolla. House Made Special Sauce on Potato Roll, quindi una salsa con le patate e roll. No modification, e noi cosa facciamo? Un più di bacon, giusto? Metterci una cosa per alimentare il grasso. E andiamo, aggiungi all'ordine. Siamo pronti. Poi andiamo nel bottom beverages. Noi abbiamo water, frizzaglia, faccio l'acqua liscia, mi butta giù tutto. A me la bollicina mi piace, ragazzi. Che devo fare? 16,50€. C'è sto ordine, come ormai fanno tutti i grandi marchi, come i McDonald's, Burger King, fanno l'ordine ormai da tablet. Però voglio sapere com'è, perché non l'ho mai mangiato sto Chucks, non lo conosco proprio. Invia l'ordine, che potremmo lasciare un messaggio. Codice se magna forte. Vedi il collaboratore mio che fa? Vuole venire a mangiare con me? Devi da pagare. Tanto quello che scrocca so io, almeno qualcuno che paga c'è. Questo è quello che abbiamo ordinato prima sul tablet. Queste cosine qui ci hanno dato in omaggio per farcela assaggiare. Se ci stiamo, non ci maniamo. E lo scontrino dell'effettuato pagamento. A vita tua, magna sbafo, magna scrocco, a lavorare. Te pensi che magna? È una passeggiata, è lavoro pure quello, frate. Chucks? Non c'è a Roma. Questo è il primo punto dove c'è anche Chucks. Anzi, prima di tutto vi assaggio queste. Queste sono carine. Sono crocchettine di formaggio e patate, gentilmente offerte dal nostro Kitchen. Queste, quando me ne vado cammin facendo, me ne mangio un panino. Prima nota, sincera e schietta, il pane, un bun commerciale, però non è proprio quella gommaccia. Pane classico per questi panini. È uno smash burger. A New York proprio smash burger sono così. La ciccia c'è, è parecchia, c'è sta. Il bacon c'è sta, tuffette, ma c'è sta. Ma rimane un po'. Però vi ricordo che lo smash è così. Questo panino pare piccoletto, è un triplo comunque. Che saranno? 80 grammi d'hamburger? 90 grammi d'hamburger? Però comunque, regà, ci sta. E poi sto bacon, guarda che bello, pare un popcorn, guarda quanto è bello. Io vado dall'alimentari, spenno 5 euro. Io vado dal sossone sotto casa, ne spenno 7. Io mo faccio a casa col pancare, due fette di salame scaduto e una fetta di cheddar ammuffita, non pago un cazzo. Regà, i video li vedete tutti, o vedete dove vado? Sono aumentati tutti, la materia prima è aumentata, tutto è aumentato. Però con questo invece potete attoppare. Non stiamo mangiando una carne
come il McDonald's. Questa è bella cotta su la piastra di carte, vedete? Ma si sente pure della sente. La roba è fresca ed è buona. Magari sì, per me se fettine so non sciacqua panza proprio generale. Però, ragazzi, smash, bam, 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 battono come se stessero a picca i chiodi. Però ce può sta, vi ripeto, ce può sta, veramente, raga. Questo mena, eh. Bello che sgronda, scura, sugna. Per me è un antipasto. Ah. Raga, non è enorme ma è consistente. Cioè dentro c'è sa proprio un bel sacchetto di cemento che ti si piomba, boom, ti si piomba qua. Io vi saluto e passo all'altro video. Volete sapere che mi mangio sempre qua? Dovete aspettare, raga. Però rimanete sempre incollati sulla pagina.